and train to play video games! I'm a journalist. A few days ago, I decided to investigate an old abandoned factory. Claims of supernatural activity and ghost sightings have been very prolific on the internet. I began my investigation thinking I could easily debunk this one. But I was wrong. I've already seen things that go against all known science and everything I thought I knew. I've tried to stay away since my first encounter, but I cannot. It's like something is calling me from deep down that stairwell, like a voice in the dark. As I entered the abyss also enters me. Come va, vicini di casa? Io sono Big House. Avete passato un bel Natale? Nel proseguire la mia infinita ricerca di sempre nuovi horror da affrontare, mi sono imbattuto in questo, Stairs, appunto, che dal titolo sembra interessante, e volevo appunto provarlo perché sono curioso di vedere com'è. C'è qualcuno? O meglio dire qualcosa? Va bene. Se non altro adesso sappiamo perché il gioco si chiama così. Secondo quello che ho capito dall'introduzione, dovremmo essere dei giornalisti che invece di occuparsi dei soliti casi come «Oh guarda, hanno sparato un tizio!» oppure «Oh guarda, dei pompieri hanno salvato un gattino da un albero!» siamo venuti qua per fare un articolo di giornale riguardante questo posto abbandonato dove si verificano degli strani fenomeni paranormali, a quanto pare. Ci andiamo sempre a cacciare nei problemi, Ma non finiscono più queste scale. Non finiscono più, ragazzi, sono infinite! Sono sceso tipo di 3 piani! Oddio! Grazie, signore, grazie! Non sono mai stato così felice di vedere una porta in vita mia. Skadstrom. Ah, ma si scende ancora? Fammi un po' vedere. Cos'è? Una folata di vento? Qua dentro? Mi sembra strano. Come mi sembra strano che la scala continui fino a un certo punto, per poi interrompersi a metà gradino, dove la strada è bloccata da questa parete di cemento con dei tubi di ferro attorno. Ma chi l'ha progettato questo posto? Un ubriaco? Ah, ok, bene. Ah! Cazzo! Le porte in faccia mi arrivano. È già successo più di una volta. Dobbiamo perderla questa abitudine, eh? Che le porte che si aprono mi arrivano sempre in faccia. Dove siamo qua? Padelle? C'è una leva? Va bene. Non ho ancora capito che cosa dobbiamo effettivamente fare in questo gioco. Tra l'altro questo è forse il primo gioco che vedo che all'inizio non c'è nessun menu principale, nessun menu principale, abbiamo iniziato il gioco e basta. Ah, ho acceso la luce. Ah, ok. È una cosa positiva, finalmente. Si apre con un codice. Bene. Ci mancava solo questa. Hello! Yoohoo! Oh. Mi scusi se la disturbo in questo momento intimo, diciamo. Dove siamo qui? Ma è lì dentro? Qualcuno? Vaffanculo, sto parlando con il cesso. Chiusa. Ah, ok. Ma questo posto è tutto sotto sopra. Cioè, cos'è che è successo qua? E soprattutto, cos'è che facevano? Vabbè.
Ho una mappa. 6141. Probabilmente il codice di sblocco della porta. Ok. E come faccio a prenderla? Sempre con Enter? Four schematics and door codes. This could be very useful. Ah, ok, fai la foto. Presa bene? Sì? Le luci lampeggiano. Non è mai un buon segno. Ha smesso di lampeggiare? C'è qualcuno? Ah, ok, benissimo. Tanto a me non serviva. Chi è che urla? Oh, c'è qualcuno che chiede aiuto. Qual era il codice? Ok. Cioè, praticamente abbiamo aperto la porta con il pensiero qua. Un altro gioco in cui non abbiamo nessuna parte del corpo. Non abbiamo piedi, non abbiamo braccia né mani. Praticamente la porta l'abbiamo aperta con il pensiero. Oddio. Chi è che urlava prima? It's been ages and no one's come down here yet. What are we going to do, guys? Just need to sit. Chi è che parla? Come get us when they really oh. Were gone. They could even be outside the door right now, just minutes from getting it open. Oh! Just have to wait. I don't know how much more of this I can take. Isaac, don't we have anything left to eat? Cos'è, il rancio? No, nothing. Except. Basta parlare! Except. Nothing. Jacob, go check the kitchen again. Samuel and me will check the other door. Non ho capito un cazzo. Cos'è sta roba? Looks like the exit door needs a fuse of its own to work. Ah, quindi questa è la porta d'uscita. E sarà una vera seccatura trovare quello che devo trovare per aprirla. Other than waiting for help. And what if it doesn't come? What then, Samuel? What if help comes, but it's too late and we've already started? That's not gonna happen. E basta. They're gonna burst through the door. Get us out of here. They have to. You know it could be days, even weeks until they find us. And we have to stay alive till then. The both of us. What about Jacob? If we're going to live, we need to eat. And the only thing left to eat is Jacob. Ok, non ho ancora capito bene che cazzo è successo qua dentro. Ma a quanto pare queste persone cercavano di scappare da qualcosa. Nessuna di queste porte aperte? No. Ah no, questa. Non l'avevo notata. Non c'è nulla con cui interagire qua. TGS08. Forse questo sono per sbloccare le porte. Sì, credo di sì. Però non c'è energia. Dove la vado a prendere sta energia? Oh, aspetta. Tu sei qui. Va bene. Si può fare una foto o qualcosa? No. Noi siamo lì. Lì è chiuso. Lì non va bene. Lì c'è l'uscita. Deposito. Cucina. Prima ha parlato della cucina, forse dobbiamo andare lì. Chi c'è? Oddio! Ho trovato la cucina, che però è chiusa, e non so come aprire la porta. Ho cercato dappertutto una chiave, ma non c'è niente qui. Qui
C'è qualcosa che mi sfugge. Non si possono attivare questi cazzo di cosi. Oh! Questo non riesco ad attivarlo. Questo non so se manca o è abbrustolito. Vabbè, fa niente. Penso di averli attivati tutti. O no? Ah no, ho capito. No, no, ho capito. Posso attivarne solo uno alla volta. Adesso dovrebbe essere aperta la porta TGS06. Vediamo un po'. È qualcosa da prendere? Non brillare come se fossi qualcosa di paranormale. Cos'è? Una valvola. Ah, una valvola fosforescente. Vabbè. A loose valve handle. Should be a valve to use it on somewhere. E beh, ti credo. Ancora le voci nella testa! I'm starting to think we aren't getting out of this place. Did you guys Basta! Qui cosa abbiamo? Oh, oddio! This is so fucked up. What the fuck could we do this? Cos'è? We killed Jacob. And we ate him. Isaac isn't going to stop. Che cazzo? Unless I stop. Unless I kill him. So I can live. Cosa sta succedendo? I have to live. Isaac has to die. Oh, ho una brutta sensazione. Nulla da prendere qui. Non c'è niente. TS09? No. Chiusa. TS09. Un'altra valvola? Ah no, è dove dobbiamo mettere la valvola. Ok. Vediamo un po'. Cosa combina. Cos'è questo? Cos'è? Posso prenderlo? Prendilo. Prendilo, lampeggia. Prendilo, no? Ma che cazzo? Perhaps I can use this to turn on the power and open some doors. Oh, ho capito. Ah, è qualcosa che ci può aiutare per aprire delle porte. Anche se non ho ben capito qual è la definizione esatta dell'oggetto che abbiamo preso. Somiglia a una grattugia. Sono stufo di sentire ste voci. Mi sta venendo mal di testa. È qua che va messa la grattugia? These electronics are practically ancient. I hope they still work. Speriamo. E vai! Quindi ora, grazie a quel coso lì, anche questi adesso funzionano. Proviamo con il 10. Sì. Va bene. Andiamo a vedere la stanza numero 10. La cosa che mi fa più incazzare è che finora ho fatto un giro di mezz'ora per cercare una chiave che non esiste e aprire una porta che non c'è bisogno che venga aperta. Oddio. Vediamo un po'. Che c'è qua? Una porta che blocca la strada. Non penso di poterla spostare. O sì? No? No, 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 non si può spostare. Va bene. La 5 e poi la 9 che prima non si poteva entrare, che non funzionava. Ok. Bene. A parte due o tre cose strane, non ho notato nulla di spaventoso o preoccupante. Forse è il gioco che è stronzo e si tiene tutto per il finale. Ho ragione?
Eh? Ci teniamo tutto per il finale. Giochiamo per mezz'ora senza che accada nulla. Così abbassiamo la guardia, eh? Destra o sinistra? Non lo so. Vediamo un po' qua che c'è. Buio, non mi piace. Qui è bloccato. E ancora non mi piace perché devo andare per forza di là. Oddio. No, 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 no. Oh, lo sapevo. I'm not gonna die for you. Hello? Anyone there? You better run, Samuel, because I'm coming. Oh, cos'è? Che cazzo? Oddio! Oddio, 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 oddio. Oh, cos'è quella cosa? No! No, 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 no. No, 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 entra di qua, vai, 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 vai. Lo sapevo! Lo sapevo, ti tieni tutto per il finale. Oh cazzo, 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 cazzo. Oh no, 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 no. Cosa faccio? La strada è bloccata. Arriva quella cosa. Come faccio a fermarla? Ad evitare che mi uccida. Lo sapevo io, lo sapevo. Non è successo un cazzo finora. Non è successo un cazzo e tutto alla fine, guarda te. Ale, ci risiamo. Vai. Oh, merda, merda. Merda, merda, è velocissimo. Cosa devo fare? No, 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 no. Merda, volevo chiudere la porta ma non ho fatto in tempo. Merda, merda. Ma corri, idiota, cosa stai facendo? Con calma, con calma, con calma. Molta calma. Con calma. 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 Oh merda. Non posso chiudere la porta, cazzo! Spegni la luce. Oddio! Oddio! Allora, io sono qua. Fugo lì. Ah, c'è un'altra porta! Siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Dov'è quella porta? Dov'è quella stramaledetta porta? Ok. Vai, 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 vai. Oh no. 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 Scale. Ok, di qua. Di qua, di qua, di qua. Vai, 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 vai. Cos'è sta roba? Cosa ho fatto? Dai. Samuel. Cosa succede? È finita? No, non ho ben capito. Che... Cos'è successo? Devo seguire il sangue? Ma qui prima... Ma... Prima non era bloccato. Ma scusa... Oh no 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 no. Oh no no no. Ok. Si è aperta da sola. Magia. Fantasma. Cosa c'è qua? I fusibili. Yes. This could get me out of here. Oh. Ok. Va bene. Cosa devo fare? Devo tornare indietro o procedere di qua? Chiusa. Allora devo tornare indietro di là. Perché si è spenta di nuovo. Ah no, non si è spenta, va bene. Sto impazzendo. Sto impazzendo. Cos'è? C'è
C'è qualcuno? Ma qua prima non c'era il bagno. Vediamo un po' dove sono. Sono qui. La strada è bloccata. Vabbè, proviamo di qua. Ma siamo sicuri che non c'è più quello lì? Occhi bianchi nell'oscurità. Devo trovare l'uscita. Per aprire la porta c'era bisogno dei fusibili. Non so se ne basta solo uno. Oh no no no. Shit, fuck no. Not now, damn it. No 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 no. Calm, Peter. Stay calm. Camera flash. I can use the camera flash. E quindi? Ah, ho capito. Ah, ok, quindi adesso dobbiamo procedere facendo le foto? Sì, con il flash della macchina fotografica. Oh, 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 cos'è? Oh, merda. Non va bene. Non va bene. No one is coming? Nessuno viene? Ah, meglio. Meglio così se nessuno viene. Sono più tranquillo. Sono decisamente più tranquillo. Ah! Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Non è di qua. Di qua. Fai ste foto. Dov'è? Ci siamo quasi. Loro devono venire. Ma hai appena detto che non deve venire nessuno. Ci siamo? Sì, mi ricordo, questa è la via giusta. Cosa stai fermo impalato? Oh! I'm in here! Can you hear me? We can hear you! Are you okay? Can you open the door? Stand back! We're coming in! Jesus Christ! Are you okay, sir? Ma non c'è nessuno? Cos'è successo? Non c'è nessuno? Era la mia immaginazione? Come le voci nella testa? Ok, abbiamo messo il fusibile. Che a quanto pare basta per aprire la porta. Oh merda, lo sapevo. Avrei dovuto aspettarmelo, cazzo. Tutta colpa di sti stronzi che progettano questi posti. Andiamo su. Non vedo un cazzo. Stupida. Maledetta torcia, non ti puoi mai fidare. Che succede? After this ordeal, I took some time to look up the case of Jacob Donner, Isaac Eddy, and Samuel Reed. Ancora questo Jacob. Samuel survived his friends and was rescued. But he brought something with him from the darkness. Soon after he regained his freedom, Samuel Reed kidnapped and murdered an 8-year-old boy, took his body down to the same shelter, and ate him. The authorities found him, oddio, and he was sent to a mental hospital, where he still remains. This was 5 years ago. Ed è finito così. Siamo sopravvissuti, abbiamo indagato sul caso. Complimenti. È stato bello, bello, divertente. Mi è piaciuto.
Oddio, beh, divertente non proprio, visto che verso la fine mi sono quasi bagnato le mutande. Però non male per non essere la versione completa di questo gioco, e spero che chiunque l'abbia fatto lo completi, perché è stato davvero un buon gioco. Probabilmente l'avrete già visto giocare, ma spero comunque che il video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti quanto me. Se è così, mettete mi piace e fatemi sapere che ne pensate. Controllate le pagine di Facebook e Twitter, che ho messo i link nella descrizione. Iscrivetevi e ci rivediamo alla prossima con un altro horror. Ciao a tutti, vicini di casa! Cos'è? TNT? Oddio! Cioè, che cazzo ci fa Babbo Natale con l'esplosivo? Cioè, insomma, che cosa ci dovrei fare io? Oddio! Oddio! Oddio, cazzo!